La chiesa argentina fa quadrato attorno a Don Giuseppe Veneziano, sia nella prima che nella seconda domenica dei festeggiamenti in onore di San Calogero, è finito al centro di polemiche. Quelle più fresche hanno visto il rettore del santuario, nella giornata conclusiva delle celebrazioni, negare la benedizione del pane a Lello Casesa, uno dei rappresentanti storici dell'Associazione dei Portatori, il quale aveva lanciato l'iniziativa di volere ripristinare la tradizione del lancio del pane. Casesa non l'ha presa bene, deluso e amareggiato, si è in qualche modo ribellato. Un po' di amarezza perché essendo io devoto portatore, ma essendo principalmente cristiano praticante, quindi sapendo che San Calogero è solo un esempio ed è un esempio di intercessione verso Gesù Cristo, mi è sembrato irriverente non benedire il pane, non porgere la mano, mi è sembrato a mio avviso un po' esagerato, quindi mi riservo di consultarmi e comunque aprire una discussione naturalmente molto pacata, molto garbata con la città e comunque con la Chiesa stessa. Pronta la risposta dell'arcidiocesi di Agrigento in questo momento di crisi economica, dichiara il vicario foraneo della città di Agrigento, Dorrino Lauricella, in cui tante famiglie vivono in difficoltà e spesso si rivolgono alle nostre parrocchie per avere sostentamento. Riprendere tradizioni che stridono con l'insegnamento del Vangelo ci sembra inopportuno. Ci auguriamo da parte di tutti i fedeli portatori, devoti di San Calogero, che l'insegnamento che ci ha lasciato Gesù nel Vangelo, soprattutto per l'attenzione ai poveri e agli esclusi, non si lasci sopraffare da logiche umane intrise di pseudo-religiosità. Sono ancora le parole di Don Rino Lauricella e l'arcivescovo di Agrigento, cardinale Montenegro, i sacerdoti e i diaconi, uniti ai loro consigli pastorali della città di Agrigento, manifestano la loro vicinanza, solidarietà e affetto a Don Giuseppe Veneziano e a Don Giuseppe Lentini per quanto accaduto in occasione della festa di San Calogero e per le scelte che hanno compiuto.